sono felice di essere qui e di essere qui in questo contesto, nella settimana della cultura, e di essere stato coinvolto dalla scommessa del sindaco, una scommessa che ovviamente trova grande entusiasmo per tutto quello che rappresenta San Giovanni Battista, quindi una grande stratificazione storica, architettonica, un ricco apparato decorativo, pittorico, comunque anche legato ai suoi corpi, e per tutto quello che è il suo valore legato alla cultura del territorio. Tutto un insieme di elementi che ovviamente ci hanno portato ad essere coinvolti in questa scommessa in una prima fase, nel redigere un progetto che potesse contribuire nella raccolta di fondi indispensabili per poter partire, e in una seconda parte in quello che è il vero progetto di restauro e valorizzazione, che ovviamente ha dovuto in primo luogo tener conto di tutti questi elementi. In una prima fase tener conto di ciò che era già stato fatto, e quindi, come già ha ricordato il sindaco, la preziosa tesi o studio della dottoressa Gonella, coordinata dal professor Romano, dal relatore professor Romano, e dall'importante studio che è stato fatto negli anni col Politecnico, l'attività di studio e monitoraggio della professoressa Gentile. E poi tutto quello che era la documentazione comunque relativa agli interventi passati o comunque lasciati nel tempo, per cui le varie documentazioni anche delle varie visite pastorali. Questo era il lavoro che è stato fatto, ma ovviamente necessitava di altri elementi che potessero appunto trovare delle risposte che andassero a essere parte integrante di questo percorso conoscitivo operativo. Ecco quindi indispensabile il cantiere di studio nato così con l'appoggio e l'idea delle soprintendenze, la soprintendenza dei beni storico artistici nella persona della dottoressa Mossetti, e per quanto riguarda la soprintendenza dei beni architettonici nell'architetto Motta e ora seguita dall'architetto Bergadano. Tutto questo cantiere di studio ovviamente ha fatto nascere, oltre che nella parte operativa, proprio l'indagine realizzata dalla restauratrice Carmen Rossi, che dopo ci illuminerà anche di quelle che sono state le preziose scoperte da questo cantiere, anche di una parte così di analisi